Che siamo in diretta. Ben ritornati anche a chi è in diretta streaming, e dovrò andare a fare un attimo un cambio del microfono perché ho sbagliato il microfono. Stiamo riprendendo la seconda parte della seconda giornata con Manlio Castagna, e nel frattempo che cambio il microfono lo lascio a Manlio per continuare la lezione. Grazie. Prego. Ciao Valentina, ciao Giuseppe. Ciao a tutti, stiamo per cominciare, c'è ancora un po' di gente fuori, stanno firmando. Come è andato il pranzo? Bene? Ora c'è un momento più tragico, sappiatelo, no? Libera, infatti sì, è vero, eh? Ora c'è il sonno, quindi vediamo un po' se riusciamo a stare svegli. Ecco, arrivano con un po' di ragazze, arriva l'acqua. Saluto anche i ragazzi che sono a casa, perché qualcuno c'è sicuramente, tipo Vincenzo che ci ha lasciato pochi minuti fa, speriamo che ci ascolti. Allora, abbiamo visto che qual è il primo blocco del messaggio? I sei blocchi, il primo blocco che abbiamo visto tutta questa mattina, il gancio, il grabber, brava. Seconda parte del messaggio, seconda parte del blocco, fondamentale, è la cosiddetta big picture, e cioè una visione globale del nostro messaggio, una visione d'insieme. Ora, riguardo alla visione d'insieme, una grabber, no, tranquilla. Riguardo alla visione d'insieme, dobbiamo immaginare che una comunicazione che abbia efficacia deve assolutamente essere avere una rappresentazione grafica della soluzione che abbiamo per il nostro cliente, o comunque una, come posso dire, voglio dire in maniera più semplice, ci deve essere un'immagine che a colpo d'occhio ci dice che cosa vogliamo comunicare. Questo vale anche per i curriculum. Oggi ne parlavo con Domenico dei curriculum. Quando, non so, chi di voi ha già scritto un curriculum nella propria vita? Sì, voi avete scritto, anche voi ragazzi. Allora, come di diritto, come è andato il compito? Tutto bene, grazie. Voi scritto qualche curriculum? Perfetto. Vi faccio una domanda. Nel curriculum, come l'avete scritto? Come avete cominciato? Nome e cognome? Voto? Ah, foto. Ok. Io vi do un consiglio, lo dicevo anche oggi appunto, domenica lui parlavamo di questo. Ormai vanno sempre di più. A parte che i curriculum europei, ripeto, dimenticateli, sono spazzatura. Certo, se dovete mandarlo ad un concorso pubblico, loro chiedono proprio perché il pubblico tende sempre a fargli fare delle cose molto brutte e inutili, quindi quello là ci sta. Non lo posso dire, vabbè, l'ho già detto ormai, quindi non posso ritrattare. Lo potevo dire anche peggio, effettivamente. Per chi invece non deve per forza farlo pubblico, europeo, io do un consiglio sempre. Mettete nell'inizio del vostro curriculum un colpo d'occhio di chi siete e cosa fate. Perché quando voi cominciate a scrivere esperienze professionali, educative e tutto il resto, si rischia che si perde un po' quello che fate veramente. Vi faccio un esempio. Anzi, più che farvi un esempio, vi faccio vedere un attimo il mio curriculum che sto facendo in questo periodo, che non mi serve a molto perché non lo mando da nessuna parte, però ve lo faccio vedere lo stesso. Riuscite a vederlo? È tipo Twitter. Eccolo qua. Ora si vede molto male, non si vedono neanche i colori purtroppo, con l'AI azzurrino tipo Twitter e tutto il resto. Comunque, che cosa c'è in questo curriculum? Innanzitutto è molto più grafico, perché quando arrivano i curriculum a delle persone che devono scegliere il lavoro, logicamente, qual è che viene preso di più in considerazione? Un curriculum che è uguale a tutti quanti gli altri, uno che in qualche modo si differisce? Quello che differisce è quello che parla di voi. Io, come mia specializzazione, se devo mandare un curriculum del genere ad un'azienda, mi voglio proporre come social media manager, che è uno dei lavori che sto facendo ultimamente, io logicamente faccio qualcosa che già parla di me, quindi un curriculum come se fosse Twitter. Ora, voi lo vedete lì veramente molto male, ma se lo vedeste qua è proprio esattamente così, è blu, è tutto blu, se vedete qua è interamente blu con scritto sorgente computer automatico. No, vabbè, torno. Addirittura, cosa ho fatto io? Visualizza la pagina intera. Sì, questo è...
se dico ci sarà qualcosa del che genere. Non sa usare il computer, ma questo è il problema effettivamente. No, perché questo qua è Pages, che non ti fa vedere, non ti fa vedere questo, non è ancora uscito in PDF, perché lo sto facendo in questi giorni. Però quello che è interessante, che cosa? Che essere coerenti, nel senso anche il colore di fondo, l'azzurrino, io l'ho preso esattamente lo stesso di Twitter, per dire. Però questo vale per gli attori: se un attore deve mandare il proprio curriculum, che mandi qualcosa che anche graficamente ricorda il fatto che sei un attore, anche messo tutto in uno stage teatrale. Ci sono molti siti su internet che vi possono aiutare in questo. Se anche scrivete semplicemente come fare un curriculum creativo, avrete dei modelli, dei template, delle cose da cui prendere esempio. Quindi siate uno sintetici. Non è che più mettete, più siete bravi e più vi prenderanno in considerazione. Io, sì, tra l'altro, io l'ultima volta ho fatto un curriculum molti anni fa, perché ripeto, adesso non mando più da un po' di tempo curriculum, era di 5 pagine, perché mi sembrava, caspita, ho fatto tutte queste cose. Adesso è questa pagina. Ancora deve essere figa del tutto, però diciamo che sarà una pagina. Perché, anche immaginate voi, preferite leggere un papiello di 5 pagine o un documento di una pagina che riassume tutto? Una pagina. A proposito del big picture che vi dicevo, vai Veronica. Ma le informazioni devono essere generalizzate? Cioè, le informazioni vengono generalizzate in un tipo di curriculum così? In che senso generalizzate? Che ne so, per esempio... Le skills? Ti spiego per bene come dovrebbe essere fatto secondo il mio punto di vista. Uno, vabbè, nome, cognome, quelle solite cose che ci danno sempre. La prima cosa fondamentale è che ci sia un resume, si chiama in inglese, un riassunto di chi sei nella vita. Allora, che so, scrivi là sopra esperienza di oltre 15 anni nel settore degli eventi, responsabile, qualcosa che dia anche un risultato, i premi vinti, attore di teatro da 10 anni, vittorioso del premio nel 1999 per il miglior attore giovane dell'anno. Butto là la prima cosa che mi viene in mente. Qualcosa che ti dica in poche parole chi cosa sei. Un po' come un trailer, la trama di un film che leggete prima di andare a vedere un film. Uguale. Poi un'altra cosa interessante sono le skills, cioè le vostre abilità, ma non scrivete tutto, io leggo alcuni, nuoto, ma che cosa me ne importa a me? Io non è che devi andare a fare le vasche a Giffone, devi fare altre cose. Non mettete ciò che non serve, mettete quello che può servire al lavoro specifico. E poi un'altra cosa, vengo subito a te Marilu, non fate un curriculum unico per tutti i posti di lavoro dove manderete il curriculum. Cercate di tararlo. Se lo mandate a Giffoni per fare una cosa, mandatelo con le specifiche per quel festival. Customizzato. Marilu non è d'accordo. Hai compreso, sì, io devo dissentire purtroppo. Vabbè, no, è bello anzi. Uno, perdonami, no, vabbè, sì. Trattandosi del mio lavoro vorrei mettere specifico. Una cosa un po' tecnica, nel senso che a mio avviso il curriculum sicuramente deve essere personalizzato, però deve essere anche, diciamo, fatto su misura per l'azienda che lo deve ricevere. È quello che ho appena detto, allora, customizzato. Ecco, a me piace tantissimo il tuo perché chiaramente va in un settore dello spettacolo, certo. Ma presenta il tuo in un'azienda... Sicuramente il primo è ad essere scartato. L'ho detto subito, vedi, l'ho appena finito di dire che è customizzato. No, okay, l'ho appena detto, perfetto. Customizzato. Allora, scusami, non avevo sentito. No, figurati, Marilu, hai ragionissima. E poi io ritengo che invece sono cose che semmai, ecco, tu ritieni non utili, però un'azienda spesso va a vedere anche le attività sportive, quindi il nuoto. Ti faccio un esempio. Io su un'azienda, presentando il mio curriculum, sono stata scelta perché ho scritto ex giocatrice di pallavolo. Cosa è sembrata estremamente interessante. Uno, perché questa società, io non lo sapevo, aveva un'associazione di pallavolo, e due, per il lavoro in team, che è molto valido per lavoro in team, infatti, di squadra. Quello è interessante. Quindi queste cose in a volte potrebbero sembrare poco interessanti, ma delle aziende lo valutano molto, perché sono aspetti relazionali che in un gruppo di lavoro sono estremamente importanti. L'aver fatto un'attività sportiva rende, diciamo, una capacità maggiore di un ragazzo a lavorare in gruppo oppure a interagire con delle persone. Ci può stare, questo che dici. Comunque, anche della pallavolo, probabilmente anche che dicevi l'idea che questa azienda ha una squadra di pallavolo, cose del genere, ha influenza anche, logicamente, anche l'uomo delle ricerche, la persona delle risorse umane valuta anche questo, perché è inerente rispetto a quello che fa, probabilmente, no? Allora, se tu scrivi sinceramente che fai pallavolo o nuoto la manda a Giffone, a me non interessa nulla che fai nuoto e pallavolo. È estremamente importante comprendere. Comprendere l'azienda. È quello a che cui io va. Ho veramente accettato e
condivido che tu hai detto, è importante quando si dialoga con una persona conoscere l'impresa dove andate. Assolutamente, è fondamentale. Quindi io dico sempre, il primo passaggio, prima di mandare un curriculum, andate sul sito. Bravissimo. Vedete cosa fanno, quello che vogliono fare, qual è il loro obiettivo, la mission è sempre indicata in un sito. Quindi capire quali sono le strade che possono accompagnarvi in questo percorso di lavoro. Scusami, faccio orientamento, mi piace insomma dare un mio punto di vista. Anzi, grazie assolutamente. E sono, non sono in disaccordo con te, sono totalmente d'accordo con te. Per me la prima cosa che io faccio sempre è informarmi, e l'ho detto già anche oggi pomeriggio, informarsi è fondamentale. Probabilmente se a Giffone avessimo una squadra di nuoto, allora probabilmente va bene che tu mi scrivi che hai fatto nuoto, no? Mi può servire questa cosa qui. È logico, se mi scrivi che giochi a scacchi può servire, perché significa che hai una capacità strategica di un certo tipo. Quindi tutto va customizzato rispetto all'azienda a cui si va in riferimento. Ma quello che a me interessa molto però è il fatto che se tu devi mandare un curriculum, non è detto che se è un'azienda super standard anche il curriculum sia super standard. Probabilmente non lo fai in questo modo, perché questo è prevalentemente per chi fa i social network, per esempio. Però se ci metti qualcosa dentro di interessante, qualcosa che è creativo, secondo me non è sbagliato, perché la creatività e la bellezza piacciono a prescindere, no? Anche nella lettera di presentazione può essere creativa, non nel curriculum, quindi ci sta. Per quanto riguarda quindi la big picture che io intendevo, ho fatto vedere il curriculum a questo proposito, per me la big picture di un curriculum è questa parte del resume che ti dice un po' in breve spazio chi sei. Le skills sono un'altra cosa per me molto importante, come vi dicevo, sono, cioè, le abilità che uno ha, anche conoscere un sistema operativo rispetto ad un altro, qualsiasi cosa che ha a che fare con quello. E poi le esperienze lavorative, anche su quello, Marilumi, poi possiamo anche interagire su questo, che tu anche è il tuo lavoro, quindi lo sai anche meglio di me. Mettere esperienze lavorative che in qualche modo sono inerenti all'azienda dove andrò a lavorare, perché anche quello è molto importante. Certo, tutto quello che hai fatto può essere interessante, ma io ultimamente, per esempio, il mio curriculum ho tolto del tutto la mia attività di giornalista che ho fatto quando avevo 20 anni, perché non è in riferimento a quello che devo andare a fare nelle varie aziende dove dovrei lavorare, diciamo così. Quindi secondo me sintesi è scelta giusta delle skills, delle esperienze lavorative e del proprio resume. Ma andiamo adesso di nuovo al... vi è chiaro? Avete perplessità, dubbi? Me l'ha detto impronta. Allora dovrebbe essere qualcosa che riguarda quello, no? Se io voglio colpire veramente, io dovrei dire qualcosa che riguarda quello che voi sentite più come sofferenza. L'alone, ma... Come? Non lascia il segno. Ci sta, anche se poco legato a quello che stiamo vedendo. Però... Così perfetto non si vede, troppo legato al prodotto. Io sarei sempre legato invece al pain. Ripeto, è molto più efficace qualcosa che parla della tua sofferenza. Perché io vedo questa pubblicità. Voi che lavate, non so chi di voi lava i vetri, qualcuno di voi laverà i vetri. Chi è costretto a lavare i vetri sa che qual è il problema. Come sa che la difficoltà... Ecco, sì. Dovrebbe essere qualcosa, secondo me, dovrebbe essere qualcosa legato a Glassex. Come se Glassex facesse il lavoro per voi. Questo dovrebbe essere il concetto. Come? Potrebbe starci. Comunque, questi sono esperimenti per dirvi che cosa. Glassex al tuo posto. Come? Leggermente magico. Leggermente non è del tutto magico, però un po' lo è. Leggermente magico viene un po' a intaccare il concetto dell'old brain. Sentiti sollevato. Questo lo sai che non è male. Perché sollevato inteso come peso dalla fatica, ma anche allo stesso tempo della lievitazione. Carino, bravo. Ma tu non c'eri in questi giorni? Sei arrivato e già sei entrato nel gruppo. Beh, ti piace. Le idee chiare. Le ha pulito con Glassex. Allora, sapete quali sono delle big picture molto molto efficaci? Sono quelle che mettono in contrasto un prima e un dopo. Vi ricordate quelle bellissime pubblicità in cui si vede quello senza neanche un capello e grasso e quello di dopo è Brad Pitt? Ecco, quelle pubblicità che hanno fatto la fortuna negli anni 80 e 90 avevano un successo pazzesco. Tu vedevi questo qui distrutto e là vicino la bellezza. Ormai il nostro old brain però è refrattario a questo tipo di immagini. Quindi il prima e dopo funziona ancora, però io vi inviterei a essere più creativi. E ora ne vediamo alcune. Questo è un po' complicato, andiamo oltre. Vabbè, per esempio quella, la pubblicità dell'influenza, dei sintomi dell'influenza, sì, della donna e dell'uomo. Sì, sì, quello è perfetto. Quello è perfetto. Ora vi faccio vedere questa. Voglio sapere da voi se funziona o no questa pubblicità.
Dove Visible Care, una pelle visibilmente più bella nel più inaspettato dei posti, la tua doccia. Funziona o no? No, no, per niente, fa schifo questa pubblicità. Ma dov'è che non funziona questa pubblicità? Analizziamola. Mi metto dalla parte vostra, voglio vedere cosa vedete più che altro. Non si vede la differenza sulla donna. Ma poi è razzista. Ecco, molti dicono questo, che è razzista effettivamente. Siete da disporre. Che no, che praticamente sì. Prima è il dubbio. Sì. Non metti in evidenza la pelle, cioè sì. Cioè non metti in evidenza i pannelli dietro, ma ti focalizzi più sulle donne. La big picture qui è sbagliata, perché questo dub non è che sta dicendo che diventi da nera grassa a bionda magra. È però perché sta dicendo che prima la pelle è scripolata e dopo diventa dolce. Ma come ha detto giustamente Veronica, tu non guardi quello, guardi quelle tre donne avanti. La sezione aurea è su quelle tre donne. E quindi a noi sembra addirittura che pubblicizza questo. È una pubblicità talmente sbagliata che non riesco a immaginare come è stata prodotta una cosa del genere, no? Perché ovunque io l'abbia portata questa pubblicità ha avuto la reazione che avete avuto voi, uguale. Tutti quanti hanno detto che è razzista, che non si capisce, che è sbagliata, perché il concetto di Dove qual era? Che qualsiasi donna può avere il prima e dopo grazie a Dove, no? La ragazza di colore un po' più in carne, la ragazza scura di carnagione, la bionda alla Heidi Klum. Ma per dove dovevano invertire Avrebbero anche quello avrebbe funzionato, che... però non ci hanno proprio pensato. Cioè, è tutto sbagliato, perché doveva essere quei due pannelli in grande evidenza, se male donne al lato, e quindi a quel punto la sezione aurea andava quel pannello, io non l'avevo notato. Perché infatti, perché allora vi ho fatto vedere questa immagine? Perché una big picture sbagliata è un errore gravissimo, è un errore di comunicazione che distrugge una campagna, tant'è che questa campagna ha avuto molte molte critiche, la DAB ha dovuto ricorrere ai ripari facendo nuove pubblicità, nuove campagne fondamentalmente. Sì, sono anche abbastanza poco rilevanti effettivamente. Guardate questa Gold Gym, questa è geniale. Questa è una grande pubblicità, perché è raffinata nel suo modo di parlare, del fatto che tu prima hai un fisico a pera e dopo invece hai un... è un gluteo peroso, diciamo così, peroso, imperioso. Questo è Gold Gym, una palestra. Infatti io questa qua la vidi quando... In America Gold Gym è una catena straordinaria, no? Fortissima. E infatti questa qua la vidi proprio passando una volta davanti a questa palestra, vedo questa immagine e mi ha colpito talmente tanto, è stato un grab talmente forte questa immagine, che mi sono iscritto poi subito, tra l'altro, però con pochi risultati, ma mi sono iscritto comunque. Vedete, qui c'è un prima e un dopo, c'è una big picture che ti dice cosa potrebbe essere la tua vita senza e con. Ora ne vediamo ancora altre. Perché questo è una cosa che io vi inviterei molto a utilizzare, questa tecnica della big picture, facendo capire come la vostra soluzione può in qualche modo migliorare la vita di chi, o sì, la vita diciamo così, anche nel piccolo, di chi prende il vostro prodotto. Pennarelli Reynolds. Questo è molto intelligente anche. Il prima e dopo è uguale. Prima e dopo è uguale perché sono pennarelli che scrivono talmente bene che non vanno via, sono indelebili. Quindi hanno giocato molto sul concetto che non esiste prima e dopo, esiste la forza del pennarello. Però è interessante come il lavaggio non compaia minimamente, si va per induzione. No, cioè... c'è il colore della camicia più chiaro. Ma sai che io non... Minimo sì, però è... Però è... È uguale, no? Visto qua sono... È uguale. In Mac Veritas. Quindi... Tu avresti fatto un po' diversa? Sì. Sporcare di più la prima, la seconda lasciarla pulita solo con la macchia indelebile. Forse ci sarebbe stato meglio, però il problema è che se tu metti una macchia lì, la tua sezione aurea si sposta, cioè no, tu non guardi più la macchia... diverso. Ah, ok. Tipo più scura la maglia. Sì, tipo grasso o altro. Ok. Ci potrebbe però stare. Però che rimane solo la macchia del pennarello. Ci potrebbe stare, anche se io credo che comunque tutti quanti voi, dopo qualche secondo, si capisce. Noi donne non abbiamo molto accettato. Non ha molto accettato, lo so. Lo comprerò.
non arriva, non è molto bello. Hai ragione, Mariluce, c'è una. Si solleva un piccolo stress nell'old brain della donna in particolar modo, perché vede questo e dice: io sto che non voglio la compagnia. Devo stare. Ai bambini, bisogna stare attenti. Questo è bello. Però vedi, c'è qualcuno che la vive male questa cosa. La bezza della comunicazione è che c'è sempre tanta. Potrebbe essere un payoff, assolutamente sì. Sì. Questa, io che schifo i scarafaggi, mi è messa da dura metterla, però. Fa schifo, però. Lo so, però, ma la devo farla vedere perché. È figa. Sì, ho proprio una fobia. Tolgo. Però è intelligente, lo scarafaggio lì e poi dopo si vede capovolto perché dopo è stato baigonato, diciamo così. Ma come lo scarafaggio? Bellissimo, c'è anche una tenerezza verso gli scarafaggi, questo è l'ultimo stadio, siamo arrivati. Che cosa la scarafaggio? La butti via le mani? Hai ragione. È vero, hai ragione. Io così farei, infatti andrei oltre perché io non ho paura degli scarafaggi. Comunque, guardate questa pubblicità, cosa fa? Questi, non si legge molto bene, ma tutte quelle stanghette, c'è scritto before, quindi prima, e sul bambino invece, con la faccia un po' da rincoglionito, da così, un po' così, stupido, da monello, c'è scritto after, dopo. Vi piace o non vi piace? No, voglio il vostro no convinto, perché fa veramente schifo questa pubblicità. Non si capisce nulla. Cioè, mentre loro vogliono. Mentre sembra i pubblicità. San Sebastiano da piccolo. Crocifisso dalle frecce, effettivamente. Sì, però. Sì, allora. Forse se avessero anche semplicemente. C'è molta confusione. I ragazzi a casa dello streaming non stanno apprezzando. Se avessero anche semplicemente evitato le freccette, messo semplicemente before. Già sarebbe stato un po' meglio. In effetti sì, è molto confusa, la big picture deve essere chiara, deve essere immediata, deve dare un significato a colpo d'occhio. Qui a colpo d'occhio capisci poco, devi troppi elementi che devi andare a vedere, effettivamente. Il bambino si sembra felice, ma noi molto meno. La madre sì, è proprio... no, non deve essere. Allora, abbiamo visto quindi i primi due blocchi. Il grabber e la big picture sono due dei blocchi principali. Il terzo blocco fondamentale è mettere nel vostro messaggio finalmente il claim, cioè la vostra soluzione, metterla scritta oppure nel parlato, mettere ciò che darà finalmente il senso della vostra soluzione, della vostra idea. Vediamo un po' cosa significa questo. Qua dice il claim e l'argomento chiave della vendita rappresentano i claim, un po' sbagliato lì, il valore effettivo della vostra soluzione, della vostra idea. Allora, chi è? C'è Renzi? Lo so, ho sbagliato, ma era per fare un esempio di uno che utilizza molto i claim, molto i claim. Il claim per funzionare bene deve essere breve e rilevante, quindi che offrono un rimedio immediato al pain. Due, ripeterli spesso nel discorso, nella comunicazione. Io ho scelto questa cosa di Renzi, che era porta a porta, perché quella sera la vidi apposta per capire un po' la sua comunicazione. E una cosa che mi colpì molto è che lui, qualsiasi domanda gli facesse Vespa, a un certo punto arrivava sempre a dire la stessa cosa, cioè che avrebbe dato gli 80 euro al mese alle famiglie. Qualsiasi cosa gli chiedesse Vespa, pure che cosa aveva mangiato a pranzo. Lui partiva dal pranzo per poi arrivare agli... Spero che non mi vedano molta gente qua queste cose. Comunque... il ripetere un claim spesso, in maniera reiterata, in qualche modo lo fa rimanere dentro. È anche il motivo per cui io, quando parlo anche con voi in questi giorni, spesse volte tendo certe cose a ribadirle più volte, perché vorrei che quelle cose lì rimanessero più di altre. Quindi un claim che viene ripetuto nel discorso tende a rimanere di più. Questo è una pubblicità molto intelligente che ho visto in America, su una rivista americana. Questo è carsdirect.com, che è un sito dove si comprano macchine online, praticamente. Cerchiamo di capire cosa è questa pubblicità. Guardate, c'è questo foglio. Più o meno, è un foglio. Io con le cose lì gay non l'ho scritto io, logicamente, ma non c'era. Tutto ciò che ti interessa in quelle tre parole. Perfetto. Tutto il resto sono chiacchiere. Allora, tutto il resto è chiacchiere. Analizziamo per bene questa pubblicità. Chi compra una macchina online, chi deve comprare una macchina, quali pain può avere? Non il bisogno che comprare la macchina, ma i pain quali sono? Il tempo.
pensate, il tempo, cercare uno. Pensate a voi quando comprate una macchina. Risparmiare. Spendere. E poi quale può essere un altro? Questo però è già un bisogno, perché voglio una macchina sicura. Io penso delle frustrazioni. Sì, andarla a prendere, bravo, andarla a prendere, che te la porto sotto casa, diceva anche Vito. Cioè, non c'è niente di più noioso che farsi il giro di tutte le concessionarie, no, non so chi di voi, però io preferisco non comprare una macchina piuttosto che andare in giro a trovarle. Allora, questi tre pain sono straordinariamente, che sono tre pain di diverso tipo. È di tipo, come posso dire, personale, no? Il non perdere tempo, perché io devo fare tante altre cose e così via. Poi c'è un pain di tipo finanziario, i soldi. È quello di tipo strategico, cioè come prendo questa macchina, dove la prendo. E quindi Get a Car. Con grande intelligenza, loro hanno fatto questa pagina che era in un giornale, tutto cancellato, e alla fine cerchiate solamente le tre cose importanti. Queste tre cose qui, tu le ottieni grazie a carsdirect.com. E poi sotto, qua c'è scritto, il modo numero uno in America per comprare macchine online. Lì, Americans One Way to Buy Online. Sotto... loggati oggi per grandi prezzi. Cos'è quel loggati oggi per grandi prezzi? Per prezzi... L'urgenza. Adesso devi andare lì. Ora, come vi sembra questa pubblicità? Efficacissima. Perfetta. Bellissima. Perfetta. Questa è la Bibbia di come si comunica. Ora vi faccio una domanda però. Perché se questo è un sito online ha scelto questo tipo di comunicazione che sembra invece vecchio stile, cioè un foglio di carta scritto a parte? Perché contrasto non è proprio per quello, per contraddistinguersi, dici tu, non è proprio esattamente questo il motivo. Dovete pensare ancora una volta a livello di pain, cioè qual è la frustrazione di chi compra una macchina online. Aspetta, sentiamo senza microfono, dire io lo dico allora. Ok, è sempre un problema di tempo, tu dici, un problema di tempo. E però che c'è da allora il tempo col vedere questo foglio scritto? Comunque tu con un foglio scritto è immediato, tu immagini. Ok, ho capito. Però non è quella proprio la frustrazione di chi compra online. Questa è quella prima parte lì, però io vorrei capire perché un foglio di carta quando è un... La perplessità di non avere un referente in carne ed ossa. Quindi è quello, sì. Anche concreto. Un concreto. È quello, sì. La carta ti fa pensare che ci sono degli esseri umani lì dietro, no? È quello che stai dicendo così. La mia paura è che io compro una macchina online, quella macchina non la tocco, non la vedo, non so con chi parlo. Potrebbe essere una truffa, no? Perché c'è una macchina, c'è un computer dietro queste macchine. La macchina, io devo vederla, cioè sono ancora abituato all'idea che devo vederla, devo toccarla, devo parlare con il venditore che mi dà dei consigli, che mi dice. Questa roba qui umanizza il messaggio. Non è che risolve il problema del tutto, lo umanizza. Grafici così, diciamo, così umani. Umani, così umani. Vedete quindi perché è intelligente la pubblicità? Perché c'è tutto qui dentro, c'è una forte riflessione sul concetto di frustrazione del consumatore. Ora, ripeto ancora per l'ennesima volta, queste pubblicità non sono miracolose, nel senso che non è che tu vedi questo, beh, lì ti compri la macchina, però sono un ottimo aggancio, sono un ottimo modo di comunicare le cose, che possono avere una grande efficacia, anche a livello inconscio, diciamo così. Una cosa importante di quando scrivete i claim, quando scrivete il vostro messaggio, la vostra comunicazione, fate qualcosa che ha a che fare con il messaggio comunicativo, non sottolineate troppa roba, cioè non ci mettete tanti claim dentro. Come dice qui la frase, chi sottolinea tutto non sottolinea niente. Cioè chi tende a metterci troppa roba alla fine fa perdere di vista la soluzione. Quindi abbiamo visto tre, ora vediamo il quarto blocco, la prova del gain. Dentro la vostra comunicazione dovrebbe sempre esserci il gain, la prova dentro la comunicazione. Vediamo se abbiamo qualche esempio per farlo. Ah, ma non c'è proprio il cavo. Non c'è proprio il cavo. Ora arriva al cavo. Voglio chiedervi, vi è utile questo modo di procedere per la comunicazione? Cioè la divisione in blocchi vi serve, vi aiuta? Ok, perfetto. Sicuramente tutto ciò che ha a che fare con il senso di benessere e sopravvivenza.
sicuramente, quindi il senso di solitudine, per esempio, una paura grossissima, paura ancestrale, la paura di ciò che non è conosciuto. Questa è un'altra delle più grandi paure in assoluto che l'essere umano. Tu, Nunzia, mi puoi anche supportare su questo. Ma sicuramente io credo che tre sono, io, dal mio punto di vista. Uno, la paura della solitudine. Due, la paura dell'ignoto. Tre, la paura della privazione. Di non avere più qualcosa che... Soldi, per esempio, no? Anche quello. Non avere un lavoro. Tutto, quando si parla di non avere un lavoro, se ci fate caso, non è soltanto il fatto di non avere i soldi, ma non avere uno scopo, brava. Non avere un'identità. Non avere un posto nella società. Questo è a volte il problema del non avere un lavoro. Io l'ho visto anche con dei miei amici ultimamente, no? Un mio amico per due anni fa ha perso un lavoro, l'ha trovato pochissimi giorni fa, è cambiato anche il suo rapporto di coppia con la ragazza, no? Anche il suo modo di stare con gli altri, è cambiato totalmente. Quando si dice che il lavoro nobilita l'uomo, è una parola che è un luogo comune, che però contiene dentro una grandissima, più che nobilitarlo, lo rende uomo, no? Lo rende, gli dà identità. Quindi credo che queste sono le tre grandi paure su cui si può insistere, cioè non so se si può insistere. No, tu in America è prima, in America quando ti presenti tu dici il nome è quello che fai, è proprio è automatico, non esiste che, anche un po', lo trovo anche un po' meschino, sinceramente, come approccio, però in America non esiste il concetto di dire chi sei senza quello che fai, è quasi automatico effettivamente. Vediamo se questo vi convince, Ford EcoBoost, parliamo di prova, ecco, chi l'ha detto? No, sono d'accordo. Non c'è nulla. Loro, il pubblicitario, secondo voi, su cosa si è basato per mettere la prova della forza? Le citazioni. Quelle si chiamano le referenze, fondamentalmente, no? Sono quelle che le trovate anche a volte nei film. Vincitore del premio a Cannes, la critica, un film mai visto, quelle cose così. Ma nessuno dà ascolto a quello, è molto sui libri anche, no? Anche sui libri si usa moltissimo. Non sempre sono sbagliate, non dobbiamo essere troppo, non dobbiamo generalizzare troppo. Talvolta una buona, se qualcosa detto da qualcuno di importante può funzionare, no? Se io ti pubblicizzo qualcosa di non lo so, uno spettacolo comico, e tu metti una frase: Benigni ha detto il più bello, lo spettacolo comico più bello che abbia mai visto. Allora tu ci pensi un attimo, lo usano per esempio molto nei film horror, no? Stephen King si è terrorizzato vedendo questo film. Cazzo, caspita, se Stephen King si è terrorizzato, molto probabilmente anche fa. Nelle pubblicità di farmaci sanitari, no? Si consiglia. Ah, sì, se vedi Veronesi, sì, per esempio, è interessante. Il problema di questa pubblicità, però, qual è? Secondo voi, rispetto a questo? Ci sono sotto delle piccole scritte che però nessuno legge in pubblicità, no? Sono troppo. Sono troppo piccole. E troppo immediate. Ma lo stesso che ci sono, dico, ti fanno. Comunque nasce nel dubbio. Assolutamente sì. Quindi una pubblicità che tende di provare il gain attraverso una cosa ma sbaglia. Mi ha colpito anche in negativo l'assenza di colori quasi totale all'inizio, assenza di dettagli anche. Sì, è molto fumosa, è molto vaga, bravo. Quindi alla fine non ti rimane nulla di questa pubblicità. Ecco invece una bella pubblicità in cui la prova del gain è immediata, a colpo d'occhio. Guardate, voi vedete un telefono, è questo che ci versa sull'acqua. È una demo messa dentro la pubblicità visiva. È efficace o non è efficace? È efficacissima. Lo vedete assolutamente la prova del gain. Quello che voi dovreste chiedermi adesso è: sì, tutta questa roba, come la porto io nella mia vita quotidiana, cioè nel mio modo di comunicare? Questa è una domanda a cui si può rispondere solo in questo modo. Quando voi scrivete qualsiasi tipo di messaggio di comunicazione, provate a ricordarvi che noi abbiamo quattro modi per provare il gain. Vi ricordate? Dati, visione, storia di un cliente, la visione, storia di un cliente e demo, dimostrazione. Cercate una di queste quattro possibilità e inserite nel vostro messaggio qualcosa che parli dei benefici della vostra soluzione attraverso uno di questi quattro. Questo qui quale utilizza? La demo, la dimostrazione, che è molto molto efficace. Quando vi ho detto prima, Stephen King ha detto il film horror più pauroso di tutti i tempi, questo di quelle quattro qual è? La prova del cliente. La prova del cliente. Cosa? Visione. No, la prova del cliente. La storia di un cliente. La storia di un cliente. Il passaparola, fondamentalmente. World of Mine. Che rafforza quello che stavi dicendo. Quinto punto fondamentale di una buona comunicazione a volte è la gestione delle obiezioni, e cioè quando qualcuno contrasta quello che dite.
Questa è la bella sfida. Nella comunicazione, questa parte qui a volte fa il successo o l'insuccesso della vostra comunicazione. Sui social è fondamentale. Potremmo aprire una fetta di questo corso solo sui social, come si risponde sui social. Mai cancellare un commento negativo. Mai cancellare un commento negativo è la prima cosa. Ora però dobbiamo fare un attimo attenzione. Ci sono due tipi di obiezioni. Ci sono le obiezioni che sono dei malintesi o delle incomprensioni. E cioè, io dico qualcosa e qualcuno di voi non ha capito del tutto quello che volevo dire. Anche in questi giorni è successo, no? Molte volte avete fatto, anche Marilu prima ha fatto un'obiezione, giustamente. Sono delle obiezioni che possono essere due tipi, quindi. O incomprensioni, non ci siamo capiti su quello che volevo dire, o delle obiezioni valide. Cioè, mi stai dicendo qualcosa che, su cui devo riflettere, perché ho detto una cosa che non è giusta, probabilmente, e la tua obiezione è molto valida. Tutte e due hanno... Ognuna delle due ha un modo diverso di reazione, ecco, il modo in cui tu devi reagire. L'importante è non scollegare il filo con l'old brain. Vediamo come si fa. Anzi, lo chiedo prima a voi. Un malinteso, voi come lo contrastereste? Dovevi ammettere subito. Avanti, così. Cioè, non puoi girarci intorno. Scusa, è stato un malinteso, abbassa le difese della persona, no? Io ascolto, poi faccio vedere quello che c'è scritto lì. Probabilmente non mi sono espressa bene, ecco, questa può essere la possibilità. Quindi mettere su di te più che sull'altro, effettivamente. Non tu non mi hai capito. No? Forse non sono stato chiaro, dice lei. Perfetto, vediamo un attimo allora se... È l'obiezione valida invece? Cioè quando l'obiezione è seria e tu hai detto... Okay. Tu dici di ringraziare e andare avanti. Lo sai ragione? Ok. Ok, vediamo un po' allora. Marilu l'hai ringraziato. Come? Marilu l'hai ringraziato. Sì, sì. E io gli ho chiesto scusa. e abbiamo messo a posto. Abbiamo gestito bene le obiezioni. Allora, vediamo un po'. I malintesi. Vedete che bell'uomo che ho scelto per voi. Complimenti. I malintesi sono non obiezioni fondate sulla logica, no? Ma sono fondate su un errore di comunicazione, su un errore di percezione più che di comunicazione. Allora, questi tipi di gestioni, questi tipi di errori, di obiezioni, si possono gestire su base razionale. Che cosa significa? Significa che dobbiamo utilizzare una piccola strategia. Uno, formulate l'obiezione in modo diverso. Cioè cerchiamo di capire qual è stato l'obiezione. Io dico qualcosa e tu dici, tu forse stai dicendo che io volevo dire questo, non so come dire, oppure è questa la tua preoccupazione? Quindi questo primo punto è quello di riformulare il contrasto. A cosa può servire questo secondo voi? Perché dovrei riformulare l'obiezione, secondo voi? Per iniziare da capo. Per vedere se non ha capito bene, per vedere se è un malinteso vero oppure se c'è un'obiezione vera. Se è fondata. Questo significa. Se è stato fatto. Quindi, primo è riformulare l'obiezione. Questa roba qui, vi assicuro, è roba che vale oro. Cioè gestire le obiezioni vale più del a volte di fare una buona comunicazione, vi assicuro. Il successo per esempio di una pagina come quella di se andate sulla pagina Giffoni Film Festival di Facebook, la pagina Giffoni Film Festival è la sesta al mondo per numero di fan tra gli eventi di cinema, è la prima al mondo per interazioni, prima al mondo tra tutti gli eventi di cinema, più di Cannes, più di Tribeca, più di Berlino e così via. Il successo di quella della nostra pagina è dovuto al fatto che nel corso del tempo ha avuto una grandissima capacità di gestire le obiezioni. Guardate che sono tantissime, perché la nostra pagina è seguita da ragazzini dai 12 ai 18 anni, gente che ti critica per qualsiasi cosa tu faccia. Basta che dici i One Direction fanno schifo, ti fanno una guerra che ti bruciano le gomme della macchina se sanno qual è la tua macchina. Ti fanno, cioè, quindi veramente è complicato gestire i ragazzini. Nonostante questo, noi abbiamo un feedback ormai vicino al 100% di positività, quasi al 100%, perché abbiamo lavorato molto sulle obiezioni fondamentalmente. Quindi tenete bene a mente quello che stiamo per dire in questa parte della nostra chiacchierata. Due, fondamentale, un altro bell'uomo vi ho messo. Ascoltate fino in fondo il vostro potenziale cliente. Dovete
come posso dire, come ho detto prima, se la persona di fronte a voi ha capito in maniera errata, non è detto che non è colpa sua. Io la vedo sempre in questo modo, è colpa del modo in cui ti sei espressa, a meno che non è un idiota dall'altra parte, ma diciamo che diamo per scontato che non ci sia. Quindi se una persona ha un'obiezione di tipo malinteso, cerchiamo di capire che cosa lui ha percepito, quindi dissolviamo l'ambiguità. Ok? Quindi vi è chiaro fino adesso? Uno, riformulate. Due, ascoltate le sue obiezioni. Tre, esponete la prova. A quel punto, quando avete capito che c'è stata una l'obiezione poteva essere riformulata, vedete, con Marilu ho fatto così prima. La prima parte della sua obiezione non aveva sentito probabilmente quello che avevo detto riguardo al fatto che si deve customizzare rispetto all'azienda, e io non ho fatto altro che dire di portare la prova. Avete sentito, io l'ho detto prima che ho portato voi come prova di quello che io ho detto, una prova del gain, nient'altro. Questa prova, riportare la prova, riformularla è il modo migliore per sconfiggere definitivamente l'obiezione come malintesa. Vi è chiaro? Ok. Adesso sono cavoli aspri, cioè quando le obiezioni sono valide, quando l'altro mi dice una cosa che effettivamente devo contrastare, ti metto le spalle al muro, tu offri qualcosa e l'altro ti dice ma sì, ma non abbiamo soldi, per dire. Non lo so, per esempio Grazia protesta contro la provincia perché la scuola è fredda, esatto. Tu vai sotto la provincia e la sua obiezione è Grazia, capisco che vi state uccidendo di freddo, ma non abbiamo neanche un euro per mettere i riscaldamenti. Questa è un'obiezione valida o no, secondo voi? È abbastanza valida, devo dire, perché se no hanno i soldi. Allora come si fa a contrastare obiezioni del genere? Perché è molto complicato. Nelle scuole. Come, scusa? Perché proprio nelle scuole? Perché proprio nelle scuole? Sì, e noi no. Questo è un tipo di reazione, un'azione di contrasto, io, diciamo così. Io risponderei con un'altra domanda, e quindi del tipo quanti soldi avete messo nel bilancio per le scuole? E se quello dice una cifra che è sproporzionata rispetto all'esigenza, quindi per voi tanto valgono le scuole, insomma? Buttarla sul confronto, vediamo un po' se ci riusciamo a trovare qualcosa. Vi faccio un esempio, un tipo di obiezione valida è quella del prezzo è troppo alto, per esempio, la costa troppo. Cos'è che dovete fare allora per far sì che quel prezzo troppo alto venga relativizzato? Ecco, per esempio, questa è una cosa, relativizzare appunto. Quindi essere certi innanzitutto di aver mostrato pienamente il valore o il gain della vostra proposta. Quello che io dicevo per esempio oggi a Grazia, scusa se prendo te come esempio, ma è molto, molto presente come esempio. Io le ho chiesto infatti, tu hai una soluzione da portare? Perché quando tu vai da qualcuno a protestare, la protesta è molto semplice, no? È normale più che altro. Quello che io mi chiedo è se tu hai una proposta alternativa. Come, scusa? Tre proposte. È ancora meglio, no? Dare più proposte è ancora più efficace. La cosa importante è essere certi di aver mostrato il valore di quello che stai dicendo, quindi mostrare il valore anche con delle prove di quello che tu dici. Questa è la cosa fondamentale, perché tu vai lì e dici la mia classe è fredda e non la dimostri, sono le tue parole che la tua classe è fredda, no? Quindi qualsiasi cosa, anche una petizione di 2000 persone, quella è una prova del gain, no? Sono dati, storia del cliente, quello che vuoi tu, quindi la prova è fondamentale. Vedere che la pura logica, come c'è scritto lì, con l'old brain non funziona, però non c'è questo, perdi qualcosa di nel rapporto. Quindi cosa si fa? Quello che ha detto prima Censo, ha detto quando è intervenuto, esprimete la vostra opinione personale. Lui diceva prima, e secondo te questo è il modo giusto di usare le risorse? Ha detto una cosa del genere, no? Questa è un'opinione personale. Vi trovate come idea, cioè mettete la vostra, per esempio tu mi dici il computer costa troppo, questo per te costa troppo, per me non costa troppo, visto che vale questo e quello. Per esempio, vedete quell'esempio lì che c'è scritto? Capisco che la vostra attuale preoccupazione è il nostro prezzo, personalmente trovo che i nostri prezzi siano molto competitivi, se si considera il valore della nostra offerta. Giocarla sul personale, old brain con old brain. No, la frase, cioè rispondere tu chi sei per dire che il prezzo, non lo so, è provocatorio. È molto provocatorio, questo è molto provocatorio e io non lo utilizzerei sinceramente, no? Perché ti vai su un terreno di scontro.
scappa. Ma mettere l'opinione personale io la trovo molto bella invece come obiezione, no? È il personalizzare le cose. Quando discutiamo io e Marilu, nel caso, nell'ultimo caso, per dire, non è che discutiamo sempre, no, quando abbiamo avuto lo scambio di opinioni, fondamentalmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo espresso delle opinioni personali, qualcosa che ha a che fare con il nostro, con la nostra esperienza. Non abbiamo litigato, ma abbiamo anzi trovato il collegamento e alla fine abbiamo trovato un punto di accordo, molto probabilmente, anche se le obiezioni possono rimanere. Comunque esprimere l'opinione personale, questo è il primo punto che io credo che sia fondamentale. Sì, bravo, bravissimo, bravissimo. Assolutamente, non devi avere paura di concludere, di dire quando. Voi dovete vendere un servizio fotografico, una persona viene da voi per un matrimonio, voi siete un fotografo, questo viene là e ti dice però l'album non può costare tutti questi soldi, e tu in quel momento devi reagire con sicurezza. Capisco, lo so che può sembrare tanto, ma lei ha considerato tutto quello che io le sto per dare? Ha mai visto come io lavoro? Ha mai visto che tipo di album le sto per fare? Guardi questo, patapam, e gli porti qualcosa di molto bello davanti. In quel momento hai tenuto insieme il filo del discorso, altrimenti lo perdi. Ieri? Successo, vedi? Sì, infatti, è andata bene. Presentate il lato positivo dell'obiezione. Che cosa significa questo? Presentare il lato positivo dell'obiezione? Cioè, si può dire che hai fatto una domanda valida, una domanda intelligente, un'osservazione giusta. Ecco, il contrario di quando dicevamo prima Michele, di dire tu chi sei per dire questo, anzi trovare il buono in quello che ha detto la persona. Io lo faccio sempre, non è perché sono diplomatico, perché mi... Hai ragione nel però... Marilu ha detto bene quando mi ha detto prima bisogna vedere a chi lo mandi il curriculum, e lei ha parlato di un'esperienza personale che ha funzionato, su cui io non posso obiettare niente, perché ha detto una cosa che ha funzionato davvero, e quindi prendere quello che lei ha detto di buono, che mi può servire per quello che sto per dire, no, riprenderlo e portarlo a quello che sto dicendo io. Quindi presentare il lato positivo dell'obiezione. Per esempio, prezzi più elevati sono spesso il riflesso di una qualità migliore. Allora io ti dico, ti voglio vendere il Mac, tu mi dici ma costa 1700 euro, però un prezzo elevato molte volte è l'esempio di un qualcosa che funziona meglio. Paghi di più, ma hai di più. Questo significa relativizzare il prezzo, prendere la parte negativa per quella positiva. E se uno davanti a un libro di Tolstoi che costa 5 euro ti dice che costa troppo, bisogna rispondergli o ammazzarlo direttamente? Rispondigli. Dici, ma con 5 euro la sua vita cambierà completamente. È Tolstoi. 5 euro e ti do 3000 pagine. Anche il pezzo a pagina, figurati, li puoi dire. Ok. Per esempio, Steve Jobs. Come, scusa? Spendere di più per spendere di meno. Io lo vedo pericoloso, però. Sì, va ancora, oppure chi più spende più meno spende, sì, può servire. Anche se l'ho di Old Brand è un po' pericoloso, perché mette quello più spende all'inizio, mi mette un po', cioè ti mette in pericolo, capito, l'Old Brand. È come quando dici, vabbè, lo prendo una volta, ma so che dura. Sì, così. Sai, è vero, costa 1700 euro, però prima di cambiare un Mac ci vogliono 7 anni. Allora, tu fai 1700 diviso 7 e gli fai vedere come il prezzo è diverso. Allora, io compro un PC che costa 300, scusa, ti do subito la parola. Io compro un PC che costa 400 euro, lo devo cambiare ogni 3 anni, per dire. Quanto ti viene a costare all'anno? Io prendo un Mac che costa 1.700 e lo cambio ogni 10 anni. Quale ti è convinto di più? Questo significa prendere il lato positivo e rimodularlo. No, ti volevo chiedere, era una mia curiosità, potrebbe essere utile, non so. Nella gestione delle obiezioni può essere utile, mi ripeto, la tecnica cosiddetta del panino, e cioè la critica, cioè ringrazio, quindi una cosa positiva per l'Old Brain. Poi ci metto la mazzata al centro e ti lascio con un messaggio positivo. Si chiamasse così del panino, però funziona bene. Sai che la usano giornalisti critici, servizi politici. Spesso dai la parola alla maggioranza, l'opposizione la metti al centro, in modo che recepi, ma lasci sempre col governo. Insomma, il governo sono la stessa cosa. Ti rimane il periodo che tu scoli, si è utilizzata molto. Funziona benissimo. No, Censo, funziona la... Non sapevo, ripeto, non sapevo se no, ma è veramente molto bello. Per esempio, sì, ho fatto una cosa geniale. Alcuni fa... Ok. Perché batte? Posso continuare? Secondo te è proprio un modo di comunicare, no?
non devi puoi andare diretto, devi fare qualcosa. Luce delizio, sì. Ah sì sì. Sto per partorire anch'io. Spero femmina. Ma le delizie quelle campane, delizie. Come scusa? Che delizie? Delizie limone. No. No, il tipo ravioli, scusate, parliamo di mangiare, ma delizie ravioli e cioè, delizie ricotta e spinaci. Buonissime, veramente buonissime. Pensavo le delizie al limone. Quelle della costiera amalfitana, no, quelle stanno a casa. Allora, Steve Jobs alcuni anni fa fece una cosa molto intelligente, poi sei sempre di uno che sa gestire le obiezioni in maniera straordinaria. Lui doveva uscire con il Mac 2, con il Macintosh 2, di verità. E, era programmata l'uscita per novembre, non mi ricordo di quale anno, 81, non ricordo in questo momento. Per problemi tecnici, problemi di costruzioni, economici, slittò di un anno e mezzo l'uscita del Mac. Lui esordì in maniera straordinaria dicendo: è vero, abbiamo fatto un anno e mezzo di ritardo, ma in questo anno e mezzo l'abbiamo reso ancora più affidabile, ancora più efficace, ancora più veloce. Un genio. Quindi l'obiezione sul ritardo, sul problema che c'era stato, diventa invece una cosa positiva. Un valore aggiunto. Come un valore aggiunto, esattamente. Quindi questo significa presentare in maniera efficace. Quindi una tecnologia vecchia, se una cosa beh, ma questa cosa è vecchia, già è stata vista, però questa cosa vecchia è, funziona. E ha sempre gallina vecchia fa buon brodo, potresti rispondere. Tolstoi, è vero, c'ha centinaia di anni il libro, però ancora adesso è super attuale. Questo vale per esempio anche quando fai uno spettacolo teatrale, l'ho visto fare in alcune comunicazioni in cui si dice: ehi, fanno di nuovo l'Amleto. Ma l'Amleto è ancora l'Amleto, è ancora l'attualità. Se tu gli spieghi perché è ancora attuale, la follia, il potere, la sete dell'ambizione, tutte roba che è ancora molto attuale, se la spieghi in quel modo diventa attuale. I grandi professori, quelli di letteratura a scuola, sono quelli che ti fanno amare i libri per questo, ti fanno sentire nel libro ancora che scorre il sangue di chi l'ha scritto, che ancora scorre quell'attualità. La natura dell'uomo si ripete, la natura è quella là. Chi ha raccontato l'uomo in quella maniera l'ha raccontato una volta per sempre e quindi è sempre attuale, fondamentalmente. Così come il Faust, per esempio, è sempre vivo il Faust. Un prodotto più lento può significare una soluzione più sicura, mentre una soluzione complessa può indicare flessibilità. Cioè, cosa voglio dirvi? Che qualsiasi critica si può in qualche modo portare in positivo. Qualsiasi critica può essere interessante. Io, per esempio, molti mi dicono: ma tu parli troppo veloce. Ma io parlo veloce così almeno non t'annoi. Cioè, così dico tante cose e le sento. Per dire, anche se per me è un difetto parlare così velocemente. Però io, per difendermi, butto là, diciamo così. Terzo, è per me più importante probabilmente, è prepararsi alle obiezioni. Cioè, quando tu stai per fare una comunicazione, cerca di capire già in che cosa gli altri potrebbero attaccarti. Io prima di fare i corsi di formazione, ormai questo lo faccio da molto tempo, quindi l'ho preparato molto tempo fa, però di ogni slide ho cercato di capire quale poteva essere l'obiezione poi del pubblico, per essere poi pronto a rispondere. Perché non c'è niente di peggio quando uno ti fa un'obiezione di dire: sì, forse, vabbè. Allora, passiamo alla prossima slide, perché cioè non c'è niente di peggio che non essere pronti a rispondere. Quando tu stacchi il collegamento di connessione di comunicazione, è la fine, non c'è più niente da fare. Quindi preparatevi. Io addirittura, che sono un maniaco fissato, c'era un periodo in cui mi scrivo anche tutte, le scrivo su un quaderno e cercavo di rispondere lì sul quaderno. Addirittura pure provavo allo specchio, delle cose proprio da maniaco mentale. Cioè. Perfetto. Sì, perfetto. Se io ti deludo, interrompi la comunicazione. Ora vi faccio della pubblicità bellissima della Xbox. Conoscete l'Xbox? Yeah. A volte alcuni pubblicitari, ed è molto rischioso, includono l'obiezione dentro la pubblicità, includono la critica dentro la pubblicità. È un po' come ha fatto, nessuno di voi l'avrà visto, però lo dico lo stesso, se riuscite a vederlo, vedetelo, un film, per me il più bel film di tutti i tempi, che è 8 e mezzo di Fellini. Cosa fa Fellini in quel film? Che io vi invito a vedere, anche se è un film difficile, lo dico subito. Mette un critico dentro al film, e quel critico critica il film che stiamo vedendo. Cioè, noi vediamo la storia di questo, la storia di un regista deve fare un film, e dentro lui mette un critico che prende la parola di quelli che potrebbero essere i critici che vedono quel film. Geniale. E lui poi alla fine lo uccide, quel critico. Non è uno spoiler, tanto non è un film d'azione. Quindi. Vedete questa, cosa fa l'Xbox? Ci sta.
Io me andrei a comprare domani la Xbox, se non l'avessi già, diciamo. Veloce è il percorso della vita, quindi è breve, no? È breve, quindi non va bene. Poi no. No, i ragazzi li colpisce da morire. È troppo veloce, è troppo breve. È così breve che non posso perdere il tempo a giocare. No. Io la vedo in maniera diversa personalmente. L'obiezione qual è ai videogiochi? Ti fanno perdere tempo. Allora loro dicono, l'Xbox dice non è perdere tempo comunque, il tempo lo perderai, però almeno diversi di quel periodo. Cioè è molto indirizzata ad un pubblico molto specifico, che è quello dei ragazzi, molto, sia nel linguaggio utilizzato, nella comunicazione, nella parte visiva. Io credo che i ragazzi, quando la porto a vedere i ragazzi, tutti quanti sono straentusiasti della pubblicità. Non so se a voi piace o meno. Infatti io sono eccitato questi ragazzi. Ma è breve proprio per quello, no? Estremizza il fatto che la vita è breve. E questa è proprio un'obiezione messa dentro. È come se... E comunque c'è l'ironia sulla vita stessa. Sì, sì, assolutamente. C'è moltissimo sulla vita questo. E sulla morte. Assolutamente, su entrambe. C'è è un'ironia tragica, diciamo così, no? Abbastanza tragica, però estremizzata, per questo è anche così veloce. E però in qualche modo quello che trovo molto interessante è proprio questo. C'è l'obiezione dentro la pubblicità stessa. È come se dicesse, sì, ma gioca di più. Un'altra. Questa è di Leonardo DiCaprio, ho fatto tutte le amanti di DiCaprio, un episodio di alcuni anni fa della Telecom. Vedete un po'... L'ha detto ora no, ora no. Vedete, mette già l'obiezione dentro la pubblicità, no? Perché noi, è come dire, siamo sempre troppo connessi, mi fa vedere un altro prodotto che mi connette ancora di più, quindi ti fa vedere il prodotto nuovo, ti dice della tecnologia che è importante e che la Telecom ti porta, però ti dice pure... Tutto il resto è importante, quindi perché secondo voi è interessante un tipo di pubblicità del genere? Perché? Perché è pericolosa, Anche quella dell'Xbox di prima, sono pubblicità pericolose, infatti come vedete, l'ho detto all'inizio, mettere l'obiezione dentro è pericolosissimo perché rischi l'ambiguità, rischi di far nascere il problema laddove tu non lo vedi neanche, come ha detto giustamente Domenico. Ci pensi, dici, già la vita è breve, ti metti pure a perdere tempo, questa è anche pericolosa. L'aspetto romantico della tecnologia... rende più umana. Quindi loro non hanno, secondo me, paura in questo spot che tu possa cambiare idea, sì, Wind, no, quelli, ma resti con Telecom, quindi lui ti dà la possibilità anche di... Sono sicuri di loro stessi, diciamo così. Quello che è interessante della pubblicità, io credo, è che la umanizzi, la Telecom. No, ce la rende più vicina, non ce la rende invasiva, perché noi una cosa che detestiamo... come consumatori, essere invasi, essere in qualche modo aggrediti dalla pubblicità. Quindi una pubblicità del genere, pur se rischiosa, recupera per quanto riguarda l'umanità. E ora, visto che la vostra livello di attenzione sta... Dimmi. Il claim. Negli ultimi due che abbiamo visto? Questa è una domanda interessante. Secondo voi c'è il claim negli ultimi, chiedeva Riccardo, in fondo. C'è un claim però in questi ultimi due spot che abbiamo visto, Xbox e Telecom? Sì. L'esigenza di staccarsi da quello che è praticamente il contatto continuo con la telefonia, del quotidiano. Quindi lo staccarsi, diciamo così. Più o meno sì. Nel videogioco è prendersi meno sul serio, perché una volta che si diventa grandi, comunque gli interessi cambiano e anche le preoccupazioni, quindi prenditi meno sul serio, delle volte gioca e svagati. Allora, però entrambe non avete risposto all'idea del claim del prodotto. Xbox, il claim del prodotto qual è? Che ti diverti molto con l'Xbox. Xbox uguale soluzione al tuo problema, nel senso che problema di noia, di tempo che passa troppo in fretta, te lo risolvo con il divertimento. E quindi quello è il claim. Nella Telecom qui, quale può essere il claim? È il fatto che comunque tu hai sempre la possibilità di essere connesso quando vuoi. Scegli. Se scegli la tecnologia, scegli Telecom. C'è, sta là, ci siamo noi. Perfetto. Questi sono i due claim. Anche se ti trovi nell'alta montagna, tra gli insetti, arriva anche lì il segnale. Perfetto. Questo, ok Riccardo? Ok, visto che lei sta sbadigliando, sta quasi morendo di sbadigli, ho visto che si slogava, sento anche il rumore della mandibola che sta perché. Come ti chiami? Katia, mi spiace molto. Però adesso c'è la pausa e puoi riprenderti. Ok, a tra poco. Un quarto d'ora perché è in streaming. Lo sanno.